Play 38, la nostra TV come non hai mai visto prima. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Rieccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti a questo giovedì di Tada, nel quale parleremo di aziende ed imprese, a partire da AISA Impianti Zero Spreco. Tada! E ci troviamo in compagnia del sindaco del comune di Arezzo, Alessandro Ghinelli. Benvenuto e grazie per essere bentrovati. Con noi. Bentrovati, buonasera. Torniamo a parlare di AISA Impianti, no? Si è tenuta un'assemblea importante, straordinaria. Con quale obiettivo? Ce ne parli. Ma l'obiettivo era quello di apportare alcune modifiche statutarie allo statuto dell'azienda per darle la possibilità di proporsi su un mercato più ampio che non sia soltanto quello del trattamento dei rifiuti solidi urbani, e quindi porsi anche come società di servizi sempre nell'ambito e nel tema del trattamento dei rifiuti solidi urbani e comunque più ancora in generale il tema dell'energia. Oggi questa nostra azienda è sostanzialmente un'azienda nella quale si trasformano forme diverse di energia, e quindi la limitatezza che nello statuto era riportata, perché la società è nata molti anni fa, doveva essere superato in senso un pochino più moderno. Anche perché una centrale come AISA Impianti è una centrale di recupero totale che terrà in sicurezza il territorio provinciale e non solo. Esattamente, è una società che un impianto che è nato ormai 20 anni fa, ma che è stato sempre aggiornato da un punto di vista della ottemperanza alle normative nazionali, ma che ha anche traguardato lungo, riuscendo a creare quella che appunto oggi è definito uno dei pochissimi impianti in Italia di recupero integrale, cioè qualsiasi tipo di rifiuto solido che arrivi in impianto viene separato per andare verso il riciclo, e tutto ciò che non si riesce materialmente a differenziare viene termovalorizzato. E in questo processo di termovalorizzazione già da oggi siamo in grado di produrre energia elettrica che in parte immettiamo in rete e in parte restituiamo gratuitamente ai cittadini attraverso una colonnina per ricarica di auto elettriche. I nostri programmi sono quelli di creare, di implementare una nuova linea di organico che passerà dalle attuali 23.000 tonnellate alle 70.000 tonnellate come punto di equilibrio finale, e che verrà iniziata con un processo di biodigestione. Processo di biodigestione che dal rifiuto organico trae, in realtà estrae, biometano. Biometano che una volta depurato diventa gas per autotrazione, che in parte venderemo, ma in parte daremo gratuitamente a quei cittadini che in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti ci hanno portato la spazzatura. Quindi un vero esempio di economia circolare: ti porto la spazzatura, mi riempi il serbatoio di metano. Questa è proprio la chiave di volta, no? Assolutamente. La definizione di smaltimento che è stata sostituita da quello di recupero. AISA Impianti nasce negli anni 2000. Negli anni 2000, sì. È nata molti anni fa, ne vediamo qui delle immagini interessanti che la ritraggono qualche anno fa, perché oggi sta crescendo, quindi è un impianto che negli anni si è trasformato per diventare sempre più di recupero e sempre più di trasformazione rispetto alla semplice termovalorizzazione. Quindi è un impianto essenziale per la sicurezza ambientale della provincia di Arezzo, ma direi anche dell'intera Toscana meridionale. Noi lavoriamo dentro un ATO, un ambito territoriale ottimale, che comprende le tre province di Arezzo, Siena e Grosseto, e che insieme a ATO Centro, che è composto dall'area metropolitana fiorentina e dall'autocosta, che comprende tutte le
le province della costa, di fatto gestisce il territorio, la parte territoriale più grande della Toscana e anche la più densamente popolata, e si pone come impianto di riferimento direi regionale ma anche nazionale. Quindi i rapporti con gli altri comuni? Sono buoni, abbiamo molti comuni che fanno parte della nostra azienda e io spero che in futuro si possa creare un meccanismo per attrarne altri. Ben 84% di questo capitale sociale è in testa al comune di Arezzo, che costruì l'impianto appunto negli anni 2000, ma ci sono altri comuni che hanno quote più piccole e la mia, diciamo, visione è quella di allargare questa base territoriale di proprietà, perché è una proprietà sostanzialmente pubblica. Grazie mille sindaco, le cose da dire sono ancora tantissime, ci torniamo più tardi perché adesso andiamo a parlare di Eurocar Firenze. Insieme ad Andrea Zavani, responsabile della sede Eurocar Firenze, ci ritroviamo dopo un anno. Buonasera Carlotta, buonasera a tutti. Sì, siamo qua dopo circa un anno dal nostro incontro. Quindi come sta andando? Quali sono le novità? Oddio, guarda, sta andando nonostante tutto bene. Sicuramente il 2021 è stato un anno particolarmente difficile, impegnativo per tutti, per le situazioni che ovviamente tutti viviamo e conosciamo della quotidianità, quindi lato Covid. Ma per quanto riguarda il nostro settore, come altri purtroppo, è stato sicuramente anche impattato fortemente dalla carenza di materie prime, dalla carenza di semiconduttori che hanno limitato e stanno limitando purtroppo in maniera molto importante la produzione di autovetture. Nonostante queste numerose difficoltà, io ho avuto la fortuna intanto di essere accompagnato dai miei 200 collaboratori in un modo egregio, in cui hanno dimostrato veramente dentro le difficoltà una grande professionalità, una grande dedizione all'azienda, ai nostri clienti, e sono riusciti a portare comunque dei risultati molto molto importanti anche in un anno così difficile. Magari, visto che è un anno che è passato, esatto, ti riepilogo un po' chi siamo, sì, no? Sì, certo. Allora, guarda, Eurocar Firenze è una realtà molto importante a livello locale, ma anche a livello internazionale. Noi facciamo parte di una multinazionale, appunto, che risponde direttamente alla fabbrica, quindi a Volkswagen AG, che nel mondo automotive rappresenta in assoluto la numero uno al mondo. Noi facciamo parte di questo gruppo che si occupa appunto della distribuzione di autovetture, quindi concessionari, e sul territorio fiorentino gestiamo i marchi di Audi, Skoda, Volkswagen, Seat, Cupra e veicoli commerciali, oltre al nostro centro usato in Via del Cantone a Sesto. C'è una bella scelta, quindi. Sì, ampissima, ampissima. Siamo una delle strutture più importanti d'Italia e appunto anche in Italia stesso facciamo parte di un gruppo che per il secondo anno consecutivo è il gruppo a maggior fatturato nel comparto automotive per quanto riguarda appunto i dealer o i concessionari, come vengono più comunemente chiamati. E l'anno scorso, visto che mi hai fatto la domanda di cosa abbiamo fatto, quali sono le novità, è stato un anno che comunque abbiamo sfruttato veramente per legarci sempre di più al nostro territorio, al territorio che ci ospita, e soprattutto per dare un supporto ai clienti e alla comunità fiorentina per cercare di gestire nel nostro ambiente, quindi nel nostro settore, quello che è il leitmotiv degli ultimi periodi, ovvero il passaggio dalla combustione classica diesel-benzina alla combustione elettrica, alla motorizzazione elettrica, e questo ovviamente soprattutto nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente. Quindi ci siamo mossi con tantissime iniziative anche dedicate. Anche perché Eurocar è anche innovazione e sostenibilità. Assolutamente, guarda, assolutamente. Lo scorso anno, per dire, siamo stati i primi in Firenze a inaugurare una colonnina fast charge. Cosa vuol dire una colonnina fast charge? Una colonnina di ricarica per auto full electric che arriva fino all'emissione di 150 kWh all'interno dell'autovettura, quindi che ci dà dei tempi di ricarica molto molto contenuti, ed è aperta al pubblico. Proprio di fianco al nostro salone Audi in via Pratese 135 si trova questa colonnina, ed è la prima nel territorio fiorentino e siamo veramente orgogliosi. Inoltre abbiamo partecipato ai Move Green con Travel Enjoy, e è stato un progetto anche assieme al comune legato alla sostenibilità ambientale, in cui abbiamo messo in esposizione per quasi tutto l'anno presso la stazione centrale, quindi Santa Maria Novella, un globo. A ottobre. Esatto, a ottobre dell'anno scorso. Ed è stato poi venduto in beneficenza, essendo stato un componimento artistico, e quindi abbiamo fatto anche questo tipo di operazione, che si è poi anche andata ad intrecciare con un convegno tenuto proprio sul tema della sostenibilità con alcune dei nostri partner come Plastic Free, piuttosto che Ueco, che lavorano ovviamente nel comparto dell'energia o comunque della sostenibilità ambientale, anche con la presenza della vice sindaca di Firenze, la signora Bettini,
che ci ha fatto l'onore di essere presente con noi e in cui abbiamo condiviso veramente tante tematiche riguardo alla sostenibilità in generale e per quanto riguarda noi quello che è appunto questo passaggio alla mobilità elettrica, cosa vuol dire da un punto di vista degli certo. utilizzatori, ma soprattutto cosa vuol dire dal punto di vista della nostra terra, di cosa possiamo fare per preservarla al meglio. E il settore auto, diciamo, da questo punto di vista, con gli investimenti importanti che sta facendo in questo periodo, sta veramente cercando di cambiare e dare un po' l'esempio. Non è facile, ma ci si prova, insomma. Benissimo, dopo ci spieghi per bene chi è Cupra Born. Sì, 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 andiamo a parlare delle auto elettriche più che volentieri. Grazie mille Andrea. Grazie a te. Adesso andiamo a parlare invece della prima edizione di Testo, come si diventa un libro. E ci troviamo in compagnia di Agostino Poletto, direttore generale di PT Immagine. Grazie per essere con noi, benvenuto. Benvenuto, buongiorno, buonasera a tutti. Buonasera. Oggi ci spiega quello che sarà un evento innovativo in programma dal 25 febbraio che si chiama Testo. Beh, effettivamente per la prima volta a Firenze si tiene un salone dedicato al libro. È un libro un po' speciale, nel senso che lo fa PT Immagine con Stazione Leopolda, per cui una voglia di raccontare il libro in una maniera diversa. Diversa perché dal titolo, Testo, quindi vuol dire intreccio, vuol dire mettere assieme anche le aziende in una maniera diversa, raccontare quella che è un po' la catena del valore, dei lavori che costituiscono un po' il libro, quindi da chi lo scrive a chi lo legge, e attorno, in mezzo, c'è una grande numerosità di autori, di persone che lavorano sul libro, per cui questa è un po' l'idea di raccontare il libro attraverso queste sette stazioni, che sono le sette stazioni del manoscritto, del risvolto, della traduzione, del segno, del racconto, della libreria, del lettore, proprio per condurre un po' per mano, come se in qualche modo prendessimo dalla libreria un libro e tirassimo un filo, e con il filo tiriamo una serie di lavori. Quindi tutto il valore che c'è nel libro lo vogliamo raccontare, e lo raccontiamo in una maniera un po' speciale, come di solito fa Pitti, nel senso di pensare ad una regia scenografica complessiva. Quindi abbiamo selezionato delle belle case editrici, in tutto saranno più di 70. Le case editrici sono grandi e piccole, quindi non c'è l'idea di dare spazio più alle piccole o in qualche modo favorire le grandi, ma è quella di mettere assieme anche case editrici che hanno dimensioni diverse, ma che hanno uno spirito comune, che è quello di raccontare la propria strategia editoriale, le proprie novità, il proprio catalogo, e l'abbiamo scenografato noi, nel senso che sarà una sorta di percorso in Stazione Leopolda, quindi queste due grandi navate, 6.000 metri quadrati, che noi dedichiamo a questi 70 editori che vengono proprio raccontati con anche una modalità scenografica speciale, perché sarà questa lunga libreria di 300 metri, quindi anche molto impressiva, diciamo, che impressiona chi viene, e quindi questo è sicuramente un aspetto importante. Ma l'aspetto, diciamo, più importante è quello che abbiamo voglia di far sì che il pubblico che viene, che può gratuitamente entrare e partecipare a tutti i laboratori, a tutte le presentazioni, abbia anche la possibilità non solo di conoscere novità che ci sono di tutti gli editori, ma anche partecipare a quello che è un programma di eventi. Un programma di eventi, sono più di 120 eventi, ma sono distribuiti tra presentazioni di libri e quindi autori che partecipano, italiani, internazionali, ma accanto a questo anche laboratori di traduzione, di scrittura, di grafica. Si farà anche proprio un giornale dedicato a Testo, ci saranno una serie di incontri, consultazioni poetiche, ci saranno dei racconti e delle letture ad alta voce, quindi un evento che non è soltanto di ascolto, ma anche di interazione, quindi fare e lavorare sul libro, e quindi anche degli elementi che possono essere professionalizzanti per una serie di
persone che vengono, perché poi il lettore è il lettore forte e tutti quanti è il sale, diciamo, di tutte le manifestazioni, ma accanto al lettore forte quello che noi vogliamo colpire è il lettore giovane, il lettore che può entrare a contatto col libro da una porta diversa, può essere la grafica, può essere la traduzione, può essere la lettura ad alta voce. Quindi l'idea è quella di una manifestazione che si apre veramente e che raccoglie a Firenze, in Stazione Leopolda, il meglio della selezione delle case editrici, però raccontate, rappresentate e mostrate in una maniera diversa rispetto ai appuntamenti più generalisti, più grandi che ci sono in Italia. Quindi un appuntamento che diventerà annuale, dato che le cose da dire sono ancora diverse, però ci torniamo in una seconda parte. Bene, a dopo allora. Grazie mille Agostino, a dopo. Adesso andiamo avanti con GlobalNet Telecomunicazioni. Insieme al direttore generale e tecnico di GlobalNet, Alessio, ben ritrovato. Grazie. Come stai? Tutto bene? Tutto bene. Allora, ripetiamo, rifacciamo il... Non è la prima volta che sei qua da con noi, però esatto, per rinfrescare la memoria. Chi siete e di cosa si occupa GlobalNet? Allora, GlobalNet Italia nasce da una passione condivisa con altre persone che riguarda appunto le telecomunicazioni. E quindi nasce un po' da quello che era il mercato che vedevamo del mondo delle grandi player, quindi TIM, Vodafone, Fastweb, questi certo, grandi che sviluppavano un servizio sulle aziende in una certa maniera, che era un macro servizio, no? E non era ben rivolto e chiuso, confezionato nella maniera giusta per le aziende, anche a livello di assistenza, di contrattualistica, di offerta. E quindi abbiamo deciso di, attraverso questa passione, arrivare alle aziende in Toscana, stando vicini a loro, con nostri tecnici, con la nostra esperienza ormai trentennale, e poterli dare i servizi di telecomunicazioni che sono poi oggi vitali, che è internet, no? A cui a corredo metterci tutta una serie di servizi ormai innovativi che sono legati alla digitalizzazione, quindi il centralino telefonico, quindi la comunicazione però gestita in cloud, piuttosto che la cyber security, che oggi è diventata una cosa abbastanza importante. Per che cosa? Per sfruttare il fatto che ci sono delle opportunità oggi per le aziende, che è la digitalizzazione, ma queste opportunità portano delle minacce che sono le minacce dal punto di vista di sicurezza. Quindi date anche tutti quei servizi che riguardano la sicurezza. Ad esempio, per tutelare una famiglia, anche più piccoli, diamo qualche consiglio. Sì, diciamo che guardando le case oggi rispetto a 10-5 anni fa, sono piene di articoli hardware, quindi dal televisore smart, gli smartphone, abbiamo oggi Echo Dot di Amazon, piuttosto che altri sistemi, assistenti vocali, tramite Wi-Fi accendiamo le luci, il forno è Wi-Fi, il frigo è Wi-Fi, quindi tutto va lì, e firmiamo un sacco anche di contratti digitali per app gratuite, piuttosto che dove si comprano vestiti, dove si compra mobili, eccetera eccetera. Questo cosa fa? Crea il fatto di... è una minaccia, no? Mm-hmm. Perché a questo punto le case hanno un sacco di punti di pericolo, perché sono tutte cose connesse a internet, e qualsiasi cosa è connessa a internet è sinonimo di minaccia. È una cosa che mi preme far sentire ai telespettatori è, per esempio, un consiglio per le famiglie per il discorso del bullismo o cyberbullismo, perché il bullismo può essere sia cyber, nel senso sui social, no? Sì. Ma spesso nasce poi a scuola con i gruppi di ragazzi che magari se la prendono con il ragazzino di turno.
e dovete sapere che c'è una legge, che non mi ricordo se è del 2017, che all'interno delle scuole ci deve essere un insegnante preposto al cyberbullismo, al bullismo, che sia in coordinamento poi con la polizia. E quindi se venite a sapere di casi di bullismo, di cyberbullismo, visto che spesso non sono molto pubblicizzata questa cosa, quindi non si sa chi è il responsabile, chiedere in segreteria e magari quindi far partire un po' l'iter di protezione poi di questi bambini e di queste situazioni. Giusto. Invece per quanto riguarda la password, la famosa password, no? Che viene utilizzata magari la stessa parola per accedere a più, sì, magari... Sì, sì. Diciamo che le password sono una cosa molto pericolosa. Giusto. Perché prima di tutto spesso e volentieri vengono usate sempre la stessa password per tutto, perché purtroppo non vogliamo perdere tempo, no? E quindi usando la stessa è facile perché ce la ricordiamo, però è molto pericoloso. Infatti ora tante applicazioni, tanti sistemi utilizzano, come si dice, le password doppio fattore, quindi sì. Per esempio le banche, normalmente col telefonino ti arriva il messaggio, piuttosto che c'è l'app che ti fa il one time password, che sarebbe la password temporanea. Ci sono tanti sistemi, però bisogna stare molto attenti al discorso delle password, e il consiglio è, il primo consiglio, poi ce ne sono altri, ma di utilizzare password diverse per applicazioni diverse, sempre. Giusto. Dopo invece parliamo anche del meraviglioso team che siete, che è il tuo punto di forza. Certo. Okay. Grazie mille Alessia, dopo. Adesso andiamo a parlare di ChessVot. Insieme a Leonardo Rossi, presidente della ChessVot di Arezzo, grazie per essere con noi e benvenuto. Grazie a voi per avermi invitato, buonasera. Come sta andando? Ma il ChessVot continua ad operare nonostante tutte le difficoltà. Se lei mi chiede come sta andando per il mondo del volontariato, allora il discorso è un po' diverso. Nel senso che noi abbiamo dei dati che sono anche a livello locale preoccupanti. Questa pandemia ha certamente potenziato l'attività di quelle associazioni di volontariato e di promozione sociale che hanno a che fare strettamente con il mondo sociosanitario. Penso alla Misericordia, alla Croce Bianca, alle APAS, a tutte queste organizzazioni di questo tipo, ma per il mondo del volontariato, che non ha, ed è molta parte del mondo del volontariato, di queste come dire attività, attitudini, è stata una botta non indifferente. Noi abbiamo commissionato come ChessVot una ricerca al professor Salvini, Andrea Salvini, dell'Università di Pisa, che è uno dei consulenti dei quali spesso il ChessVot si avvale, che ha fatto una ricerca sentendo un gran numero di associazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, e risulta che moltissime sono state praticamente costrette a cessare la loro attività. A livello locale, per quanto riguarda la provincia di Arezzo, il 42%, tanta roba, vuol dire 4 su 10, quasi la metà delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale hanno di fatto sospeso ogni loro attività. E quando e se questa pandemia finirà, bisognerà vedere se saranno in condizione di ripartire e come riusciranno a farlo. Come ChessVot noi ci stiamo anche attrezzando anche a livello, come si può dire, ideologico, mentale, programmatico, a pensare a un futuro diverso da quello dal passato che abbiamo vissuto, perché questa pandemia probabilmente, quando finirà, ci farà trovare un mondo diverso da quello che avevamo lasciato, e questo anche per il mondo del volontariato. Ecco, quello che stiamo capendo infatti settimana dopo settimana è che serve aiuto, servono rinforzi, anche perché il volontariato è fondamentale e tutti possono diventare dei volontari, giusto? Anche i ragazzi minorenni.
tutti possono diventare dei volontari, anche dei ragazzi minorenni. Devo dire che noi abbiamo fatto nell'ultimo anno un'attività specifica su questo settore con un programma che si è chiamato Diventa Volontario, rivolto proprio ai giovani in tutte le 11 delegazioni territoriali della Toscana, quindi le 10 province più la delegazione di Empoli, e abbiamo avuto delle risposte molto importanti. Per esempio in provincia di Arezzo siamo riusciti a far entrare nel mondo del volontariato, proprio come volontari attivi, 80 nuovi giovani che sono entrati a far parte e a dare il loro contributo appunto volontario a 20 associazioni di volontariato. Quindi il mondo del volontariato, nonostante tutto, non si ferma, e chiaramente ha un occhio di riguardo al mondo giovanile, perché è evidente che questo testimone a qualcuno dovrà pure essere lasciato. Per un ragazzo diventare volontario cosa significa? È un arricchimento? Sì, si diventa volontari pensando, io qui parlo anche per esperienza personale, perché è ovvio che sono un volontario anch'io, si diventa volontari perché si intende mettersi in gioco per in qualche modo aiutare gli altri, persone che sono in difficoltà, in situazioni di disagio, in situazioni di bisogno, cioè si pensa di fare un'attività socialmente utile o meritoria o caritatevole, o insomma pensi lei alla definizione più adatta. Poi in realtà ci si accorge che l'esperienza del volontariato è un'esperienza che prima di tutto arricchisce chi la fa, lo rende più ricco interiormente, lo rende più disponibile al mondo, lo rende più adulto, lo matura. E poi uno alla fine si accorge che in fondo è diventato volontario per rispondere anche a proprie esigenze personali. Facendo così e arricchendo anche il mondo di questa sua attività, che comunque evidentemente porta beneficio anche ad altre persone, diciamo che si riesce a chiudere il cerchio. Benissimo, grazie Leonardo, tanto ci torniamo più tardi. Grazie per ora. A dopo. Adesso andiamo avanti con lo speed al super. Ta-da! Insieme a Jessica Nannelli, responsabile servizio clienti Unicoop Firenze. Grazie per essere con noi. Buonasera. Quindi riparte lo speed al super dopo una breve pausa dovuta alla pandemia, iniziato a luglio scorso, e ha aiutato milioni di toscani ad ottenere l'identità digitale. Ci dai qualche numero? Sì. Allora, il servizio Speed appunto siamo partiti a luglio dello scorso anno con questo servizio e ha ricevuto subito insomma dei grandi apprezzamenti, notevoli apprezzamenti da parte dei nostri clienti, tant'è che insomma sono circa 30.000 e oltre 30.000 coloro che hanno usufruito di questo servizio insieme a noi. Le richieste stanno continuando e quindi insomma abbiamo deciso di proseguire con il servizio. Il nostro numero verde, insomma il nostro centralino, continua a rispondere alle chiamate dei clienti e prende ancora prenotazioni, e insomma mediamente al momento sono circa 1.500-2.000 chiamate settimanali, insomma, e appuntamenti che prendiamo. Quindi aiuta ad ottenere l'identità digitale, ma che cos'è? Sì, allora diciamo che questo servizio permette al cittadino insomma di poter entrare su tutti i siti della pubblica amministrazione, quindi di poter usufruire, diciamo così, di tutti quei servizi che la pubblica amministrazione mette a disposizione. E quindi insomma diciamo che è un percorso, sta dentro al percorso di digitalizzazione che insomma il nostro paese in questo momento sta un po' attraversando. Come si accede al servizio?
Sì, allora per accedere al servizio insomma è molto semplice, proprio per appunto ottimizzare, efficientare abbiamo creato un numero verde, quindi un centralino telefonico dove il cliente può prendere l'appuntamento di modo che insomma evita di attendere inutilmente e quindi insomma proprio un appuntamento personalizzato e può prendere un appuntamento in uno dei nostri 20 negozi attivi su tutto il territorio dove operano i Coop Firenze, quindi insomma sono copre quasi tutta la Toscana, diciamo così. Insomma, una volta preso l'appuntamento, colui appunto che vuole fruire di questo servizio deve presentarsi nel negozio dove ha preso l'appuntamento all'orario stabilito. C'è una postazione, insomma, come si vede dalle immagini ad hoc costruita per questo tipo di servizio, e quindi insomma ecco, può attivare immediatamente lo SPID. Cosa bisogna portarsi dietro? Sì, grazie di questa domanda perché aiuta notevolmente, anche se gli operatori appunto del centralino insomma danno tutte queste informazioni proprio nel momento in cui si prende l'appuntamento. Occorre un documento di identità personale, la tessera sanitaria, la propria tessera sanitaria, entrambi in corso di validità, e occorre un indirizzo mail personale e un telefono cellulare su cui poter ricevere la mail. Noi proponiamo due tipologie di servizio: un servizio, diciamo, per coloro che vogliono registrare i propri dati direttamente, comodamente da casa, in piena autonomia, proponiamo un servizio veloce di solo riconoscimento, mentre per coloro insomma che vogliono fruire, preferiscono insomma avere un servizio un po' più assistito, dove il nostro operatore, diciamo così, fa tutta la pratica appunto vendita, c'è una procedura completa che insomma ha una durata di circa 25 minuti. Benissimo Jessica, ci torniamo più tardi e dopo ci spieghi anche perché questo servizio aiuta a ridurre le diseguaglianze. Benissimo, grazie, a dopo. Buon proseguimento. Adesso lo sapete, come sempre Spazio alla Cucina, in nostra compagnia oggi il nostro risto macellaio Luca Menoni. Buonasera a tutti. Che bello averti con noi, un giovedì sì, un giovedì no, oggi è il giovedì sì. Oggi è il giovedì sì, ben ritrovati. Stasera vi farò baloccare con una ricetta molto molto buona, a cui tengo molto, ma tengo molto perché è una tartare. Come sapete, da noi si mangiano delle ottime tartare e stasera vi faccio vedere una tartare speciale. Io ne so qualcosa, Luca. È l'ultima nata. È l'ultima nata, quindi a noi ci piace tantissimo divertirci con te. A dopo, Luca. Spazio alla Cucina, ore? Ore 19. Sempre attentissimo, sempre sul pezzo. A dopo, aspettami. Adesso andiamo avanti con Ais & Impianti Zero Spreco. Sindaco, rieccoci qua. Eccoci. Come coinvolgere i più giovani? Beh, questo è un bel tema, no? Sì. Perché Ais & Impianti nasce, ho ricordato, come inceneritore negli anni 2000, quindi come un luogo che già il solo nome, no, mette incute timore e preoccupazione. Bene, i giovani è bene invece che si rendano conto come questo è un impianto di recupero che ha anche una parte legata alla produzione di energia termica attraverso la termovalorizzazione dei rifiuti, però devono venire a vedere che è un impianto anzitutto perfettamente sicuro, è in un ambiente particolarmente gradevole perché siamo nella prima propaggine della Valdichiana Aretina, ha molto spazio intorno, la società negli anni si è dotata di appezzamenti di terreno che oggi contengono non soltanto le parti impiantistiche ma anche dei percorsi accessori. E in questi luoghi si possono fare, come si fanno ogni estate, concerti rock, abbiamo una serra nella quale si coltivano fiori che sono riscaldati con i cascami energetici dell'impianto e che quindi è un luogo nel quale ci si può anche divertire a imparare qualche cosa di nuovo. Quindi ecco, anche in questo caso ci spiegate come la musica può veicolare determinati messaggi. Esattamente, giusto? La musica è un vettore
importantissimo. Tra l'altro mi fa piacere di dire che sono il sindaco della città nella quale è stata scritta la prima notazione musicale. Il linguaggio universale della musica, come oggi conosciamo, è stato scritto da Guido d'Arezzo ad Arezzo. Vero. Intorno all'anno 1000. Vero. Se noi diamo un pentagramma, un testo di musica a un musicista di qualsiasi parte del mondo, lo suona allo stesso modo. Quindi è un linguaggio universale. Bene, questo linguaggio universale portato in un impianto, in una zona dove si trasforma energia, questa è la parola chiave, trasformare. Quindi nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Tutto si Ed è trasforma. Quello che i ragazzi possono imparare lì. Cos'è la gestione invece ambientale? Allora, gestione ambientale è il nome di una società partecipata interamente da AISA Impianti Zero Spreco ed è la società alla quale noi abbiamo dato l'incarico di svolgere tutti quei servizi accessori che fanno parte comunque del mondo energetico legato alla spazzatura. E quindi uno tra gli altri, istituire un servizio di ispezione ambientale. Cos'è l'ispezione ambientale? È un servizio che si fa non soltanto nel comune di Arezzo, ma anche per tanti altri comuni, non soltanto della nostra provincia, ma abbiamo esportato questo servizio anche fuori, per diciamo ricondurre a migliori comportamenti i cittadini che abbandonano i rifiuti in varie parti della città. Giusto. Senza curarsi del fatto che quello che stanno facendo è un disastro ambientale in piccola scala. E quindi gli ispettori ambientali hanno questo compito, sono un po' i poliziotti dell'ambiente. Le novità spaventano. Però abbiamo capito che questo è un impianto, è una centrale fondamentale, molto importante, anche perché già oggi distribuisce energia e calore, ma presto produrrà biometano, ed è fondamentale. Biometano è fondamentale perché noi sappiamo dalla scienza che il bruciare metano in un'auto produce addirittura più emissione di anidride carbonica che non la benzina, ma ci riferiamo molto spesso al metano che è estratto dal sottosuolo, quindi è un idrocarburo che viene usato come il gasolio, come la benzina. Bene, noi produciamo metano dalla spazzatura, quindi trasformiamo un'energia termica in un'energia chimica e quindi il gas che poi possiamo dare alle autovetture per autotrazione. Questo nel bilancio energetico di una città è un valore aggiunto perché non creiamo nuovo inquinamento ma ne riduciamo, perché comunque quella spazzatura deve essere in qualche maniera termovalorizzata o comunque smaltita. Ed è infatti nata una centrale di recupero totale. Esatto, questo è il nome che oggi ha l'impianto di San Zeno. È un nome che gli ha dato la Regione Toscana, è uno dei pochi impianti italiani nel quale tutto quello che entra viene trasformato, per la maggior parte recuperando materia, recuperando energia, e solo ciò che non si riesce a usare in maniera diversa viene termovalorizzato. Quindi è un impianto di recupero integrale. Si parla di economia circolare, di rifiuti a chilometro zero. Grazie Sindaco, ci torniamo più tardi. A voi. Adesso torniamo a parlare invece di Eurocar Firenze. Andrea, rieccoci qua, quindi eccoci. Una di queste novità, perché abbiamo detto che Eurocar è anche innovazione e anche sì, sostenibilità, è la Cupra Born. Esatto, guarda, quest'anno, l'anno scorso abbiamo anticipato l'uscita di Q4 e di D4, che erano sempre due prodotti full elettriche di brand che noi rappresentiamo come Audi e Volkswagen. Quest'anno una delle uscite più importanti invece è proprio data dal brand Cupra. Brand Cupra che è un brand relativamente nuovo, o meglio rinnovato. Famoso nel mondo delle corse, con una forte storicità, ripreso da Volkswagen AG assieme al suo marchio Seat, e proiettato nella modernità, quindi un marchio che rimane legato alla sportività, connotati veramente molto sportivi, ma una grande innovazione, una grande connettività. Born è una vettura segmento C, possiamo parlare di Golf per farti un esempio, insomma, che penso sia abbastanza noto sì, come prodotto, full electric, con autonomie che arrivano fino a 540 km, quindi autonomie veramente importanti, capaci di gestire una ricarica rapida, quindi come ho detto prima abbiamo messo la colonnina, possiamo ricaricarla sfruttando praticamente appieno la potenza di ricarica della nostra colonnina, quindi tempi molto ridotti, uno stile molto innovativo, molto giovanile, legato, come dicevo appunto,
anche però al mondo sportivo, quindi queste linee che la caratterizzano molto, Urbastyle, diciamo così, che è un po' il concetto di Cupra, ed è sicuramente un prodotto che uscirà a brevissimo e verrà presentato proprio in anteprima presso il nostro showroom, ed è veramente uno dei prodotti di punta di quest'anno e che andrà a rompere un pochino gli schemi anche in questa tipologia di mercato. In quali colorazioni lo troviamo? Oddio, tutte non me lo ricordo. Quello che state vedendo, tra l'altro, è uno dei modelli e dei colori più nuovi, più bello, innovativi. Veramente molto molto bello, molto, come vedi il design è veramente molto sportivo. È una macchina che cerca di dare appunto questo spunto, questo brio di gioventù, mettendolo e legandolo a connotati sportivi di un brand storico, ma proiettato nel futuro, quindi un prodotto full electric, un prodotto veramente super connesso, che arriva dopo Formentor, che è il fiore all'occhiello di Cupra, lanciato circa un anno e mezzo fa, che ha rotto un po' gli schemi nel settore dei SUV, anche se è ancora un modello a combustione tradizionale. Per parlare sempre del mondo elettrico, ti posso anticipare quest'anno un'altra novità sarà l'ID5, quindi l'evoluzione dopo l'ID3 e ID4 per il mondo Volkswagen di un ennesimo SUV sempre full electric, sempre che guarda alla sostenibilità. Parlando di sostenibilità, mi viene in mente adesso ad esempio la produzione di Cupra è carbon neutral, quindi è completamente neutrale alle emissioni di CO2. Questo veramente... è proprio il futuro. Sì, stiamo andando a passi molto svelti verso il futuro, e il gruppo Volkswagen sul mondo elettrico sta puntando tantissimo, lo sta facendo con tutti i suoi marchi, con tutti i suoi prodotti, e noi siamo veramente felici di poter rappresentare a Firenze questi gruppi, questo brand, poter presentare ai nostri clienti un po' in anteprima queste novità, ma soprattutto aiutarli in questo cambio che, come dicevo prima, è anche difficile e soprattutto culturale, no? E questo vuol dire che ha bisogno anche di qualcuno che li guidi. Io penso che i miei collaboratori siano veramente pronti e formati per supportare i nostri clienti, anche i non nostri clienti, o almeno fino adesso, verso questo mondo del futuro. Quindi siete elettrico. Un grande team. Siamo un grande team, siamo una grande squadra. Io dico sempre la squadra che vince, che fa la differenza, e i risultati si ottengono solo così, e penso che possa essere percepito veramente anche dai nostri clienti quando arrivano da noi e da come vengono seguiti e supportati. Quindi sono veramente orgoglioso di rappresentare l'azienda che oggi è Eurocar Firenze e che domani sarà sempre più importante, spero, per il territorio fiorentino, e soprattutto che possa rappresentare sempre un qualcosa anche di socialmente utile, e non solo da un punto di vista commerciale, ma veramente di supporto anche a una città bellissima come Firenze. Ecco, ci stai parlando quindi di motore elettrico, ma per gli amanti invece del motore classico, benzina, diesel, novità al riguardo? Guarda, quest'anno ci saranno anche alcune novità importanti proprio sulle combustioni classiche. Prima tra tutte abbiamo il weekend di porte aperte, quindi sabato e domenica ci potete trovare sia in via Pratese 166 che in via L'Europa nel nostro showroom Volkswagen, perché viene presentata la nuova Taigo. Nuova Taigo è sostanzialmente un SUV segmento B, e qua, per farti un esempio, ti potrei dire segmento dell'Apollo, ma appunto nel mondo dei SUV, con delle linee anche qua molto molto sportive, SUV coupé, soprattutto un posteriore molto molto innovativo, molto moderno, anche un'auto piena di contenuti a livello proprio di contenuti tecnici, di funzionalità. È una macchina veramente ricca di tecnologia, soprattutto legata agli aspetti della sicurezza, con un design super accattivante e super giovanile, e si presenta in tre motorizzazioni benzina, partono con quelle, poi vediamo che integrazioni arriveranno. E dimmi quindi pure. Quando c'è tecnologia e sicurezza, il connubio è perfetto, esatto. C'è tutto. Sì, assolutamente. Grazie mille Andrea, grazie, però so che i progetti futuri non finiscono qua, per questo ci torniamo in una terza parte. Volentierissimo, grazie a dopo, mille. Grazie a te. Adesso andiamo avanti con Testo, come si diventa un libro. Agostino, rieccoci qua, torno da te, quindi stiamo parlando di questa prima edizione che si chiama Testo, che si terrà dal 25 al 27 di febbraio alla stazione Leopolda di Firenze, e vi contraddistinguete, quello che vi distinguerà sarà proprio l'accurata selezione degli ospiti, la presenza paritaria di editori piccoli e grandi, e soprattutto il coinvolgimento di un pubblico molto ampio. Eh sì, interattivo sicuramente, ma la cosa bella è quello che poi tu sei riuscito un attimo a rappresentare, innanzitutto è la stazione Leopolda
funziona un po' come una scatola magica, no? E quindi sicuramente tutto quello che si riesce a mettere in un certo modo risalta veramente nel modo speciale. Un po' l'abbiamo fatto anche per il cibo con Taste e lo faremo, spero, incrociamo le dita con questo testo. Ma dall'altra parte c'è anche, diciamo, un aspetto di ideazione, nel senso che, se mi permetti, la genesi un po' di questa manifestazione viene da una triangolazione riuscitissima, nel senso che Todomodo, che è una libreria di Firenze gestita da due giovani imprenditori, mi ha raccontato il progetto, me l'ha raccontato con una scrittura fatta a mano proprio, quindi, come dire, loro super digitali me l'hanno raccontata con dei disegni, e devo dire che mi è piaciuta. Leopoldo ha risposto, ho coinvolto PT Immagine e siamo partiti su questo progetto, che è proprio quello di raccontare, come dice il titolo, testo, come si diventa libro. Quindi, come dire, una sorta di racconto del libro attraverso le sette stazioni che noi riconosciamo essere quelli, i punti cardinali, un po' le stazioni proprio di riferimento, le tappe. E l'abbiamo fatto anche con un po' sfidando e volendolo fare con un gruppo di curatori, nel senso che non abbiamo deciso di rimanere in casa con il progetto, ma abbiamo deciso di scegliere sette curatori, sette capi stazione che in qualche modo ci dessero il loro contributo nel raccontare bene il progetto. E questo devo dire che è stato complesso, perché mettere assieme più teste non è semplice, però è stato sfidante, è stato un lavoro collettivo al plurale, ha dato veramente molte soddisfazioni. E accanto a questo, sicuramente l'idea forte, come dicevo prima, è poi di mettere al servizio del libro un po' le competenze di Pitti. Pitti ha competenze che vengono più sulla moda, no? E quindi chiaramente fa manifestazioni quasi esclusivamente moda, poi si è spinto in quel concetto di lifestyle che è fragranze, che è taste col cibo, quindi allarghiamo, diciamo, quelle che sono le nostre competenze, però sicuramente la genesi, la matrice è chiaramente moda. E questa l'abbiamo messa al servizio, nel senso che abbiamo pensato che il libro avesse bisogno di essere rappresentato in una maniera diversa. E quindi lo sforzo è stato anche questo, e spero che si vedrà, spero che i visitatori, le persone che verranno lo apprezzeranno. Abbiamo anche costruito, come dire, una sorta di piccolo taccuino che doniamo all'ingresso, che è gratuito, che quindi si può entrare, e per di più si possono seguire tutti quanti i laboratori, le presentazioni senza alcun costo. Abbiamo fatto questo taccuino che serve un po' per andare in giro per la stazione Leopolda, i 6.000 metri quadrati della stazione Leopolda, vedendo le 70 passa case editrici, segnandosi quelli che sono un po' i volumi che piacciono, volumi che poi abbiamo chiesto agli editori di privilegiare non soltanto le novità, ma anche una parte del catalogo, proprio per far sì che ogni rappresentazione, ogni paesaggio editoriale avesse una sua specificità, e quindi il visitatore può, come dire, annotarsi tutta una serie di volumi di novità, ma anche di volumi di da catalogo, e acquistarli ovviamente in stazione Leopolda, ma anche, come dire, acquistarli in libreria più avanti nell'anno. E di libreria abbiamo fatto anche noi una bella libreria, una libreria che abbiamo chiamato la libreria di testo, un ipertesto, nel senso che l'idea forte è quella che oltre a una bella selezione di case editrici ben rappresentate, ci fosse bisogno anche di creare una sorta di software, di serie di percorsi per leggere la manifestazione, leggere accostamenti di volumi diversi, tanto che abbiamo istituito come degli ambasciatori, come delle guide tra le librerie fiorentine e anche nazionali, che seguiranno e faranno dei loro percorsi. Può esserci il percorso fotografia, il percorso amore, il percorso architettura, il percorso moda,
e questo effettivamente può essere un modo diverso anche di accostarsi al libro. Proprio per questo testo diventerà un vero e proprio viaggio tra libri e bibliodiversità. Grazie Agostino, ci torniamo più tardi. Grazie mille. A dopo. Ma prima di andare in pubblicità, Luca! Ehi, ciao! Quanti caffè vedo? Uno e due. Anche per me. Uno è per te, l'ho appena fatto, e l'altro è per me. Non troppo alto, una bustina di zucchero, tanto ormai lo sai. Infatti, questo non troppo alto, una bustina di zucchero. Te lo preparo subito. Grazie mille, prendetelo anche voi, ma restate sintonizzati perché ovviamente Tada torna subito. E dopo un buonissimo caffè, prontissimi per questa seconda parte di Tadella, riapriamo parlando di GlobalNet. Ta-da! Alessio, GlobalNet è una storia ricca di filosofia in quanto siete una grandissima impresa ad alta tecnologia. Questo significa che dietro c'è un meraviglioso team di professionisti, ad esempio, quindi date anche molta importanza alla formazione. In che modo quindi li formate? Sì, allora, il team credo sia la forza di un'azienda, no? Le persone fanno le aziende, sicuramente non sono i servizi, le offerte, i prodotti che hai, ma sono le persone che poi che veramente fanno un'azienda. E per quanto riguarda la GlobalNet, chiaramente per distinguersi da tutti gli altri, soprattutto da quelli che ho citato prima, quindi quelli grandi, l'unica differenziazione era il servizio e quindi le persone. E la formazione da noi viene fatta in una maniera, specialmente quella tecnica, in una maniera un po' diversa da come fanno tanti in altre aziende dove ho visto, che è quella di prima fare il corso di formazione al tecnico sui prodotti, sui servizi e poi dopo metterli in campo a provarli e fare esperienza. Noi di solito abbiamo un approccio completamente diverso, l'opposto, cioè prima viene messo in campo, viene subito messo alla prova, viene subito fatto provare il servizio, il prodotto e poi in una fase successiva viene fatta la formazione. Infatti in azienda una cosa che mi piace, abbiamo una parete apposta dove ci sono tutti i vari certificati di riconoscimenti, certificati delle persone che si sono spese in formazione. Dietro un team così quindi c'è un capitano coraggioso che saresti te. Come ti comporti? Ma diciamo che sei un leader. Sì. Diciamo che non è che voglio essere un leader, mi piace essere una persona che gli altri sentono essere una guida. Certo. Il poter dare non le soluzioni, ma far dare le soluzioni agli altri. Quindi nella nostra azienda tutti sono partecipi delle soluzioni, delle idee, dei processi, le procedure, piuttosto che i servizi nuovi da fare. Non c'è una persona sola che crea le cose, ma tutti insieme le creiamo. Dove è importante la precisione, la puntualità, la lealtà? Sì, sicuramente in un'azienda di servizi come siamo noi è necessario essere puntuali, essere leali verso il cliente, ma anche leali verso la lealtà verso i nostri partner, i nostri stakeholder e tutto quello che ci sta intorno. Adesso torniamo sui consigli pratici e utili sulla sicurezza. Diamo qualche altro consiglio. Sì, diciamo diamo due pillole di consigli sulla cyber security oggi che possiamo fare tutti i giorni, no? Io non so se tutti i giorni scaricate un'app, per esempio, ma quando scaricate un'app, di qualsiasi sia, anche se è una cosa nota, quindi un nome noto, io andrei su internet e scriverei il nome dell'app e accanto ci scrivete malware, scritto con la W, giusto per vedere su internet se ci fosse qualche segnalazione che quell'applicazione possa dare dei problemi. E un'altra cosa, per esempio, può essere quella della tastiera. Quando create le password o digitate le password, visto che per esempio Windows 10, che più o meno tutti utilizzano, ha la possibilità di avere una tastiera virtuale,
Quindi utilizzate mezza password con la tastiera e mezza password con la tastiera digitale, perché così i programmi che catturano la digita quando digiti sulla tastiera vengono fregati da questo piccolo consiglio. Questi sono consigli super preziosi. Dopo ne diamo altri. Volentieri. Grazie mille Alessio, a dopo. Perché adesso torniamo a parlare di volontariato, quindi di CESVOT. Ta-da! Leonardo, torno da te, quindi alla CESVOT serve aiuto, servono rinforzi. Al CESVOT servono rinforzi sia economici che, come dire, umani. Quelli umani riusciamo a trovarli da noi, perché in Toscana ci sono 470.000 volontari. Se facciamo il conto, in una regione con 3.700.000 abitanti, vuol dire che il 12% dei toscani, cioè uno su otto, compresi i bambini e gli ultra novantenni, fanno volontariato. Quindi sotto questo profilo non siamo messi male, direi, anche se tutto è migliorabile. Dal punto di vista economico è chiaro che il CESVOT si finanzia con contributi previsti da leggi dello Stato. Il CESVOT, come tutti i centri di servizio per il volontariato, nasce a seguito della legge di riforma del 1992 voluta da Tina Anselmi, che stabiliva che le fondazioni, casse di risparmio dovevano destinare un quindicesimo anno dei loro profitti al mondo del terzo settore. Soldi che vengono gestiti dai centri di servizio di volontariato, che sono in tutta Italia sono 49, in Toscana ce n'è uno solo, il CESVOT. La nostra è una delle poche regioni che ha deciso di darci una struttura regionale. È importante notare, mi riallaccio alla domanda che facevi prima sulla presenza dei giovani, che quest'anno, e il bando, i termini per la presentazione delle domande scadranno proprio il prossimo 1 marzo, è stato fatto un bando proprio con destinazione particolare al mondo dei giovani, cioè alle associazioni che prevederanno attività che favoriranno l'incontro e l'inserimento dei giovani nel mondo del volontariato. È un bando finanziato per 250.000 euro dalla Regione Toscana e per 240.000 da tutte e 11 le fondazioni, casse di risparmio della Toscana, nessuna esclusa, per cui arriviamo a un totale di 490.000 euro che consentono al CESVOT di mettere a bando il finanziamento di 86 progetti, 82 per un importo di 5.000 euro e 4.000 per 10.000 euro alle associazioni di volontariato che, riunendosi tra di sé, perché si tratta di bandi ai quali possono partecipare solo gruppi, almeno due associazioni di volontariato, per favorire, promuovere, organizzare l'inserimento dei giovani nelle loro strutture. Quindi si tratta di una valenza bilaterale, cioè il volontariato che si rivolge ai giovani e i giovani che entrano a far parte del mondo del volontariato. È anche questo, credo, un segnale importante, cioè la regione che continua a finanziare queste attività del terzo settore e anche le casse di risparmio che danno con le loro fondazioni un contributo autonomo. Alcuni e non pochi di questi bandi riguardano anche la provincia di Arezzo, quindi l'invito alle associazioni è di farne buon uso. Grazie mille Leonardo, intanto ci torniamo più tardi, grazie mille. Grazie. Adesso andiamo avanti con lo Speed al Super. Jessica, rieccoci qua, buonasera. Ci stavi spiegando, buonasera, la differenza intanto che c'è fra il procedimento breve e quello completo. Ci vogliamo un attimo tornare per poi andare avanti? Sì,
Allora, diciamo che il procedimento breve, il cliente può fare autonomamente tutta la parte di registrazione dei dati direttamente, insomma, sul portale messo a disposizione, e quindi quando arriva nel punto vendita con il proprio appuntamento deve fare solamente il riconoscimento, quindi è una pratica assolutamente veloce. Nell'altro caso invece, nell'assistenza più completa, il nostro operatore fa proprio anche tutta la parte di registrazione dei dati, quindi diciamo che supporta il cliente in una modalità, insomma, proprio completa, ecco. Perché questo servizio aiuta a ridurre le disuguaglianze? Allora, diciamo che lo SPID in Unicoop Firenze, che appunto è un servizio un po' anomalo rispetto alla nostra attività di base, che è quella appunto commerciale, nasce proprio con la volontà di erogare beni e servizi alle condizioni più favorevoli per i nostri clienti, e di conseguenza, insomma, nasce proprio con la volontà di aiutare, accompagnare, supportare i clienti, che poi, come dicevo di anzi, insomma, sono anche cittadini, in questo percorso di digitalizzazione che a volte mette un po' preoccupazione, ecco, in alcuni clienti. E quindi ci siamo messi, diciamo, subito, o quantomeno, insomma, appena era tutto predisposto, a disposizione soprattutto per coloro che per vari motivi o per varie situazioni avrebbero potuto avere delle difficoltà proprio nel gestire la propria identità personale. Poi i numeri, insomma, ci hanno detto, con nostra sorpresa, che il servizio, insomma, è stato poi usufruito anche da coloro che magari apparentemente, insomma, potevano anche non avere necessità di tutto questo supporto. Però, insomma, questo ci ha dato, cioè, è solo motivo di orgoglio, insomma, perché vuol dire che poi il servizio era adatto a tutti, insomma, è stato pensato, quindi, adatto a tutti. È molto apprezzato dai cittadini. Sì, il servizio fin da subito, ecco, è stato notevolmente apprezzato, e soprattutto perché appunto crea un rapporto fra l'operatore, il nostro operatore allo sportello, e il cliente molto particolare, e soprattutto un rapporto di fiducia. Questo insomma, anche nei nostri operatori è veramente motivo di soddisfazione, e insomma ci ha lasciato veramente piacevolmente colpiti, insomma, il fatto di poter aiutare i clienti, poterli supportare, proprio poterli insomma, spiegare anche, perché poi la difficoltà all'inizio è stata un po' anche questa, perché molti non lo facevano pur non sapendo, ecco, a cosa poi realmente servisse, insomma. Certo. Ci puoi raccontare qualche caso particolare che magari è successo e che ti hanno raccontato le tue colleghe, magari? Sì, allora diciamo che, insomma, situazioni particolari capitano un po' tutti i giorni, perché un po' in tutti i negozi, perché veramente il cliente sembra quasi si voglia un po' sdebitare, lo metto fra virgolette, no, di questo servizio, alcuni clienti ovviamente, di questo servizio. Quindi, insomma, non è casuale che magari il cliente alla fine si senta tranquillizzato di aver fatto lo SPID, e quindi magari proponga ai nostri operatori di pagare un caffè, oppure qualcuno addirittura ha portato torte fatte in casa, insomma, proprio per ringraziare. E questo, insomma, per noi ovviamente questo rapporto di fiducia, questa tipologia di relazione col cliente, insomma, sta proprio dentro alla nostra missione e ai valori della cooperativa, insomma, quindi è assolutamente positivo. Jessica, detto questo, ti ringrazio e ti saluto, e grazie per essere stata con noi. A presto, grazie, mi raccomando. Voi, grazie mille a voi. Arrivederci. Arrivederci. Adesso torniamo a parlare di AISA Impianti Zero Spreco. Ta-da! Sindaco, torno da lei. Eccoci. Quindi, gli sviluppi futuri, quali sono? Ma io vedo nel futuro di AISA Impianti il mantenimento di questo alto livello di servizio nei confronti del tema dell'energia e dei rifiuti, ma quello che vorrei potesse essere un futuro è quello di allargare la base sociale della società. Oggi abbiamo
7 comuni che fanno parte di AISA Impianti, di cui Arezzo ha la maggior parte delle azioni, ma vorrei che potessero entrare nella compagine sociale anche altre realtà territoriali, proprio perché questa è una ricchezza di tipo pubblico che è opportuno che sia diffusa sul territorio, proprio per dare un servizio a tutti quei, cittadini, lo dà comunque, ma anche si sentano parte di questa, certo, di questo fenomeno, quindi possano avere una voce in capitolo. Devono sentirsi parte. Come? Devono sentirsi parte, perché quello che noi facciamo noi sindaci è tutto sommato un lavoro che è in funzione del miglioramento delle condizioni di vita e quindi dei servizi che eroghiamo ai cittadini. Quanto più questa base si allarga, e tanto più le decisioni diventano, come dire, condivise e sentite da molti. Quindi questo intravedo. L'altra opportunità che potrebbe in un prossimo futuro essere attivata è quella di aumentare il campo di differenziare il campo di azione di AISA Impianti, mettendo a sistema anche altri servizi che oggi sono, diciamo, appannaggio di altre società. Mi riferisco ovviamente ai servizi a rete, pensiamo all'acqua, pensiamo al gas. Diciamo che potremmo avere su base provinciale una piccola multi-utility che proprio su base provinciale in qualche maniera può dare un risultato energeticamente migliore che non quella di cui oggi si parla tanto, che è una multi-utility a base regionale, rispetto alla quale nascono altri problemi, altre opportunità. Però io tengo molto a questo impianto che ha decisamente un futuro radioso davanti a sé. Infatti, a tal proposito, ho letto anche che il presidente di AISA Impianti, Giacomo Cherici, che salutiamo, è molto grato al suo territorio, quindi quello di Arezzo, per aver compreso da subito il processo appunto di trasformazione e l'importanza di una centrale del genere. Certamente, noi, diciamo, come amministrazione comunale ci abbiamo puntato fin dall'inizio, abbiamo anche molto investito in termini di risorse, ma direi soprattutto di scelte consapevoli e in certi momenti anche coraggiose. La società ha ben operato, oggi presenta degli utili importanti che sono tutti reinvestiti nello stesso impianto, in modo tale che quell'investimento da 37 milioni e mezzo di euro è in parte sostenuto anche con le stesse risorse della società. Questo perché, ripeto, è un bene di tutti, non è del comune di Arezzo, ma è un bene di tutti, al quale noi dobbiamo sicuramente grande rispetto e dobbiamo mettere tutte le nostre energie mentali per farla crescere. Ripetiamo anche come coinvolgete i ragazzi, anche perché è importante partire da loro, no? Noi ragazzi li invitiamo spesso a venire a trovarci nel nostro impianto per capire cosa significa un ciclo dei rifiuti, per capire che cosa significa l'economia circolare, che cosa significa in termini poi definitivamente più concreti il processo di trasformazione energetica. Credo che sia una buona scuola per vedere materialmente come si modificano e come si crea energia dai rifiuti. Anche grazie a degli eventi che riguardano musica. Sì, abbiamo organizzato più di un concerto rock nel sedime della centrale, ed è un momento divertentissimo d'estate perché siamo in aperta campagna, siamo vicini alla direttissima, non disturbiamo nessuno, e quindi quando facciamo musica rock nessuno si può lamentare di quello che avviene con allegria e con passione nel nostro sedime. L'impianto nato negli anni 2000, ripetiamo precisamente dove si trova. Si trova a San Zeno, che è nell'immediata periferia di Arezzo, è un appunto nato come inceneritore, poi sviluppatosi molto, ma è un impianto, diciamo, di grande rilevanza dal punto di vista strategico. Tra l'altro, con questo impianto noi cerchiamo di evitare quel fenomeno bruttissimo che è la migrazione o il turismo dei rifiuti, cioè i rifiuti oggi più si riescono a tenere nel luogo dove vengono prodotti e meno si inquina perché non si fanno viaggiare sui camion. Evviva AISA Impianti! Assolutamente! Grazie Sindaco per essere stato con noi. A voi. A presto, eh? A presto. Adesso andiamo avanti con Eurocar Firenze. Ta-da! Mamma mia, vabbè. I progetti futuri. Progetti futuri. Perché sono tantissimi. Tanti progetti, siamo un'azienda che cerca di essere sempre di dinamica, all'avanguardia, poi nei giorni nostri, diciamo così, il progresso, l'innovazione sta veramente galoppando in maniera molto veloce, forse anche il periodo che stiamo vivendo ha accelerato parecchi cambiamenti, no?
E noi siamo, come azienda, come spirito aziendale, siamo molto attenti a varie tipologie di progetti. I progetti possono essere di natura fisica, e ti posso fare l'esempio del fatto che abbiamo appena inaugurato, appena da qualche mese, il nostro nuovo magazzino ricambi, un magazzino all'avanguardia, super tecnologico, che ci permetterà sicuramente di fornire ai nostri partner commerciali, ai nostri clienti, nel miglior modo possibile. Come con sta la massima andando? Professionalità. Molto bene, devo dire, siamo molto molto contenti. E poi ci sono dei progetti che invece riguardano aspetti meno tangibili nel concreto, quindi non parliamo di strutture, ma parliamo di processi, tra virgolette, e noi stiamo lavorando oggi, grazie al supporto di Audi Italia nel caso specifico, ma poi vorremmo fosse una cosa pervasiva all'interno di tutta la cultura della nostra azienda, su processi di customer experience. Customer experience vuol dire praticamente che ogni qualvolta che un nostro cliente o qualcuno viene a contatto con noi deve avere un certo tipo di esperienza. Noi rappresentiamo un brand come Audi in questo caso, ma tutti i brand che rappresentiamo sono molto importanti, e quindi il cliente ha delle aspettative da noi che dobbiamo soddisfare. Il mercato dell'auto è un mercato ormai antico, diciamo così, no? Non è un mercato nuovo, che vive anche, come tutti un po' i sistemi che sono sul mercato da tanto tempo, anche di modalità di approccio, di gestione della clientela, eccetera, ormai molto standard, anche un po' vecchie rispetto a quello che realmente il nuovo target dei clienti, le nuove persone che si approcciano al mondo dell'auto hanno bisogno, e per il tipo di informazioni che vogliono avere. E quindi, lavorando con Audi, con un gruppo di formatori veramente importante, grazie a una squadra che abbiamo creato internamente, stiamo cercando di sovvertire un po' i nostri processi, rompere un po' gli schemi e portarli veramente ad essere orientati al 100% verso la soddisfazione dei nostri clienti, cucendogli attorno un'esperienza che sia unica. Ognuno di noi è unico, ognuno di noi si aspetta, quando approccia soprattutto a marchi così importanti e prestigiosi su un acquisto importante come l'auto, di poter vivere un qualcosa di diverso, un qualcosa di unico e dedicato a se stesso. E noi dobbiamo essere in grado di trasmettere ai nostri clienti quell'unicità, quell'attenzione che gli vogliamo dare, per fargli capire quanto per noi ognuno di loro è importante. E per fare ciò siamo partiti da un concetto un po' diverso, ovvero abbiamo creato due team, uno di manager e uno di i ragazzi più giovani, proprio promettenti, che abbiamo in azienda nei vari reparti, che ci devono proporre loro qualcosa che vada contro gli schemi, che rompa un po' i giochi. Facevo l'esempio prima di una tela bianca su cui poter dipingere. Gli abbiamo dato massima libertà a supporto dei manager, che devono portare un po' in concretezza poi questi progetti, ma perché crediamo tantissimo nei nostri collaboratori e crediamo che il futuro della nostra azienda siano i giovani che oggi ne fanno parte. Credete nelle idee nuove? Assolutamente, è quello che cerchiamo di fare. Non è facile, anche perché, come dicevo, è veramente un settore abbastanza standardizzato, ma dobbiamo un po' anticipare i tempi. Non possiamo sempre aspettare che siano i clienti o che sia il mondo a presentarsi le esigenze, ma dobbiamo cercare di coglierle per far capire appunto quanto è veramente importante per noi un cliente in azienda, per dargli tranquillità anche in un momento così difficile, garantire certo una continuità nella mobilità e anche una corretta consulenza, visto tutti i cambiamenti che stanno avvenendo, è fondamentale per guidare appunto tutti verso il domani. Speriamo un domani sempre più sostenibile. È importante creare un'auto con tutti questi aspetti, anche perché ci trascorriamo davvero tanto tempo. Tantissimo. Tutti i giorni. Tantissimo. Quindi deve avere davvero tutti questi aspetti, deve essere innovativa, tecnologica, sicura, bella. Sì, tutto è fondamentale. Che l'occhio vuole, no? La sua parte, no? L'occhio vuole sempre la sua parte, specie in Italia, perché noi italiani abbiamo un gusto e un'attenzione per l'estetica che in pochi paesi hanno, insomma, lo dimostrano. Vero. Anche quali sono poi le peculiarità, no, del nostro paese, per cui siamo riconosciuti a livello mondiale. E sicuramente tutto questo va poi legato insieme, messo insieme. Però, come dicevo, l'unicità è l'aspetto importante, no? Perché ognuno di noi ha le proprie esigenze, i propri gusti, le proprie necessità, e ha bisogno di approcciare ed essere anche approcciato e guidato all'interno di una scelta così complessa come l'acquisto di autovettura, o magari supportato nel momento in cui deve fare un intervento al service e ha comunque necessità di spiegazione, di essere tranquillizzato e magari di avere anche una mobilità in continuità, quindi dobbiamo essere in grado di offrire anche un servizio sostitutivo, per dire, ha bisogno di professionalità e soprattutto di sentirsi seguito in base a quelle che sono le sue esigenze e le sue richieste. Non possiamo standardizzare tutto, stiamo provando a fare questo, sarà un percorso difficile di cambio culturale, cambio di mentalità, ma una cosa a cui teniamo tantissimo, e quindi è uno dei progetti più innovativi che stiamo portando avanti. E poi, diciamo, invece sull'ambito fisico, tornando magari alla parte mobili eccetera, c'è un bellissimo progetto che speriamo di realizzare, di cui poter rendere partecipi presto tutti i nostri clienti, tutta la città di Firenze, ma che non vi posso ancora spiegare. Però
tornerai a parlarcene. Volentierissimo. Più da voce all'imbarazzo della scelta, ripetiamo dove vi trovate. Sì, allora noi siamo sia in via Pratese, con lo showroom Audi, Skoda, Seat e Cupra e Volkswagen, e Volkswagen veicoli commerciali. Oltre che il marchio Volkswagen lo possiamo trovare anche in via l'Europa e a Sesto Fiorentino in via del Cantone con il nostro centro usato. Andrea, quindi grazie per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti voi, buona serata e a prestissimo. Grazie mille. Grazie a te. Adesso andiamo avanti, tornando a parlare della prima edizione di Testo, come si diventa un libro. Agostino, torno da lei, quindi torniamo a parlare di questa prima edizione di Testo che diventerà un appuntamento annuale con ingresso gratuito, però con registrazione obbligatoria. Eh sì, quello sì, ci serve, perché poi così possiamo tenere un contatto con tutti quelli che verranno, anche per raccontare le novità che poi ci saranno nelle prossime edizioni, perché l'idea è quella di un appuntamento che ripeteremo di anno in anno. Io mi riallaccio anche un po' al discorso che facevi prima quando hai parlato di ecosistema dell'editoria, cioè della bibliodiversità, perché effettivamente quello è un concetto forte, nel senso di dire una sorta di diversità che c'è nella natura, c'è anche nell'editoria, che è composta chiaramente da case editrici grandi e piccole, ma guarda caso si legano, si sposano, stanno assieme molto bene e hanno anche tutta una serie di competenze che vengono, come dire, ad unire e a rafforzare quello che è il mondo del libro. Ma diciamo, l'ecosistema editoriale rimanda anche all'ambiente circostante, quindi alla città, a Firenze. E questo è stato uno dei punti forti anche del progetto di Testo. Testo è stato pensato come un progetto aperto. Aperto vuol dire che si confronta con le altre iniziative che si tengono in città, iniziative importanti che hanno il libro, che hanno le presentazioni di libri, che hanno il lettore, che hanno gli autori. E questo effettivamente è stata un po' la forza di Testo, quella di aprire un dialogo con tutte le altre realtà e di portarle anche all'interno, per cui ci sarà proprio la volontà di creare un dialogo effettivo, efficace, concreto dentro Testo, per far sì di far uscire proprio nell'arco dell'anno quello che è la forza di Firenze dal punto di vista editoriale, un po' per tornare a tessere un punto di riferimento nazionale sul libro. Questo è effettivamente un po' lo scopo, il fine che si è posto Testo, e lo fa con l'alleanza con tutte le altre realtà che ci sono in città, e un'alleanza che porterà sicuramente, sarà di buon auspicio, perché nel contatto che abbiamo avuto in questi mesi con gli editori abbiamo sentito gli editori molto, con molta grande partecipazione ad un evento a Firenze, per cui la voglia di tornare ad essere a Firenze con un appuntamento, con una presentazione, anche una presentazione un po' diversa rispetto agli altri appuntamenti, si diceva agli appuntamenti più generalisti, più grandi, invece con una connotazione più di selezione, più di qualità e cura, che è quella un po' di Pitti, l'editore l'ha percepita come una nuova esperienza che sta bene a Firenze e quindi si lega bene alla città, e quindi credo, incrociamo le dita, ma credo che possa essere per tutti un buon momento di spinta per il futuro. Certo, evento innovativo organizzato da Stazione Leopolda e Pitti Immagine, quindi con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Firenze e della Regione Toscana. Effettivamente hanno avuto ci hanno dato un grande aiuto, proprio nel senso che hanno intanto sentito il progetto come un progetto che l'hanno fatto loro, e quindi ci hanno dato la possibilità di lavorare con loro e con i loro uffici della cultura, dello sport, della regione, per far sì anche che il messaggio arrivasse ad una
area molto più ampia e che riguardasse anche tutte quelle fasce di pubblico che possono essere le biblioteche. Sappiamo che in Toscana la rete delle biblioteche è eccellente. Bene, questo sicuramente ci porterà un certo tipo di, spero, di fruitore, di visitatore, e quindi anche la possibilità di interloquire, di intercettare non soltanto, come dicevo prima, il lettore forte, il lettore giovane che vuole diventare un lettore forte, ma anche tutta una serie di professioni, proprio perché è effettivamente un racconto di quelli che sono tutti i mestieri, per cui dal grafico al traduttore, al correttore di bozza, all'editore, al lettore, cioè ci sono tutti. Bene, di portare all'interno di testo anche tutta quella professionalità e tutti quei lavori che chiaramente stanno attorno al libro, e quindi tutte le biblioteche, le librerie, e quindi questo devo dire che può essere un elemento, un momento sia di svago e animazione dedicato alla lettura, ma anche un momento di professionalizzazione in alcuni momenti, perché effettivamente, come dicevo prima, ci sono una serie di laboratori dedicati alla scrittura, anche dedicati alla traduzione, dedicati alla grafica, per cui può essere anche divertente. In qualche modo è come se noi raccontassimo il libro come se fosse sfaccettato, e non quindi come un parallelepipedo un po' che si appoggia, ma che avesse più facce, più porte di ingresso. E quindi anche il pubblico, in questo caso anche i giovani, possono approcciarsi al libro anche da una porta che non è per forza la porta in maniera diversa, ma è una porta, ad esempio, della grafica, perché ci saranno, certo, anche dei fumettisti, degli illustratori che verranno, per cui effettivamente è più coinvolgente e anche più aperto come benissimo progetto. Agostino, a questo punto non mi resta altro che farvi un grandissimo in bocca al lupo. Crepi il lupo. E magari la prossima volta ti aspettiamo in presenza e vieni a raccontarci com'è andata. Sicuramente mi farà grande piacere. Vi aspetto tutti quanti in Stazione Leopolda, testo come si diventa libro, dal 25 al 27 febbraio. E ricordatevi, l'ingresso è, come dire, gratuito, e anche i laboratori lo sono, per cui, come dire, c'è una disponibilità della manifestazione ad accogliervi, per cui vi aspettiamo. Benissimo, grazie mille, a presto, grazie mille. Ciao, a presto. Adesso andiamo avanti con Global Net. Ta-da! Alessio, torno da te. Eccoci. Quindi non ci resta altro che dare altre pillole, no? Di sicurezza, di consigli. Ok. Che fanno sempre molto comodo. Sì, sì. Ci piacciono. Ne darei un paio. Anche per... tre o quattro. Sì, intanto un paio, di cui una per i privati e una per privati e aziende, diciamo. Perché, diciamo, quella semplice per i privati, per noi stessi tutti i giorni, è quella che quando navigate, soprattutto sullo smartphone, state molto attenti ai banner pubblicitari, che a volte purtroppo col touch è facile che si premono involontariamente, no? E quelli sono pericolosi perché a volte scattano degli abbonamenti che non ce ne accorgiamo nemmeno, e poi peniamo e sudiamo parecchio per toglierli, e quindi facciamo molta attenzione ai banner pubblicitari. E un invito alle persone, alle aziende, agli amministrativi, di fare molta attenzione alla parte dei bonifici ai fornitori, specialmente quando sono abbastanza consistenti. Cioè, ultimamente ci sono svariati attacchi hacker dove si vanno a infilare nelle comunicazioni tra fornitore e noi, e spesso cosa succede? Cambiano banca, fanno sì che ti fanno vedere che guarda, ho cambiato banca per motivi fiscali o altre motivazioni, e sostanzialmente io faccio un bonifico in realtà su un'altra banca che però non è il fornitore,
o colui che ti ha fatto i lavori, finisce che ti chiama, sì, è una truffa bella e buona, che ti chiama il fornitore magari dopo distanza di tempo e dice ma i soldi ma che i mi soldi? Dovevi dove sono? Io li ho inviati. E questa è una cosa che succede a privati, magari ora poco il 110, insomma, sappiamo i problemi che possono succedere e i crediti comunque sono un problema, ma succede anche a, spesso a piccole aziende, mobilifici piuttosto che tessile, nel tessile usa molto perché si lavora anche con l'estero, quindi il fornitore magari estero, e quello è un punto molto 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 pericoloso. E quindi io invito a fare una telefonata, prima di fare un bonifico, accertarsi con una semplice e banale telefonata. Telefonata è veloce, un procedimento veloce, esatto, che però può cambiare, insomma. Poi un altro consiglio è sui file allegati sulle mail. Sicuramente. Quando vi arriva un'email e c'è un file allegato, bisognerebbe sempre perderci un po' di tempo. Nel senso in cui da chiunque arrivi quell'email, un file è sempre una minaccia, una possibile minaccia. E quindi l'ideale è sempre scaricare il file, quindi salvarlo sul nostro computer, farlo analizzare al nostro antivirus, possibilmente non gratuito, a pagamento, farlo analizzare l'antivirus, se passa l'antivirus allora eventualmente aprirlo, altrimenti aprirlo in maniera indiscriminata ci sono svariati rischi. Recentemente ci sono per esempio delle mail della ASL che sono phishing, non sono reali, che ti arrivano email dove ti comunica che c'è un tuo collega che in realtà è positivo al Covid, specialmente ora con Omicron, che era molto potente lo sviluppo della pandemia, e sostanzialmente c'è un file che te devi aprire e scaricare, quindi dentro c'è un virus. Però in realtà sembra proprio fatto dalla ASL, come ti arrivano quando c'è il discorso della quarantena, quelle cose lì. Quindi no? È molto importante fare questa chiamata, sì, che salva sì, la vita. Sì. Salva i nostri dati, soprattutto, i nostri soldi a volte. I dati. Alessio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e ci vediamo alla prossima. La prossima volta con tanti altri consigli okay, che sono super preziosi. Perfetto, benissimo. Grazie mille. Adesso cosa torniamo a fare? A parlare di Chessbot. Leonardo, torniamo a parlare quindi dell'energia, del volontariato. Quello che abbiamo capito settimana dopo settimana è che serve anche un cambio di marcia, in quanto ci sono dei dati che ci dicono che la maggior parte dei volontari hanno un'età compresa tra i 60 anni a salire, e quindi serve proprio un cambio di marcia, servono i giovani. Beh, è il discorso che facevamo anche prima e su questo è incentrata in modo particolare l'attenzione del Chessbot. È chiaro che come tutte le cose della vita, se non si trasmettono ad altri sono destinate a finire. Sì. E quindi è evidente che il ricambio generazionale è una necessità, soprattutto perché, poi questo è un discorso più generale, la nostra è una società che sta invecchiando rapidamente, anche nel viva Dio l'età media è molto aumentata, ma poiché si fanno meno figli è chiaro che le fasce d'età più avanzate adesso sono più numerose di quelle giovani, per cui da anni ormai c'è un tasso di natalità che è negativo, nel senso che ormai in Italia muoiono più persone di quante ne nascano, quindi a questo è un dato oggettivo che chiaramente aumenta le difficoltà e spiega anche le cose che cercavo di dire prima, quello che è stato fatto negli anni scorsi. Il bando Siete Presente che è stato organizzato quest'anno, l'attenzione particolare che il Chessbot rivolge al mondo giovanile, che lo fa non solo e non tanto perché è innamorato dei giovani, ma anche perché è evidente che ne va della stessa sopravvivenza del mondo. Ora, forse sopravvivenza è una parola eccessiva, ma diciamo di una continuazione importante del mondo del volontariato. Quindi è chiaro che con me questo si sfonda una porta aperta dicendo
queste cose con me, intendo dire con il CESBOT. Tutti i bandi del CESBOT presuppongono la presenza anche dei giovani. Ce ne sono alcuni, quelli che ho richiamato prima, che sono specificamente destinati al mondo giovanile. Perché poi questa è una regione dove non è un caso che la più antica struttura, diciamo, di volontariato e di assistenza al prossimo che è nata in Italia, la Misericordia, è nata da noi. Certo. E da noi c'è una tradizione, prima ricordavo i numeri di volontariato, che è importantissima. Si pensi che al CESBOT aderiscono qualcosa come 8.500 tra associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali, eccetera, in genere enti no profit, e di queste 759 sono in provincia di Arezzo e un buon numero sono collocate nel Val d'Arno. Non c'è, diciamo, attività umana che non sia interessata dal mondo del volontariato. Si va benissimo, Leonardo. Mi dispiace, devo interromperti anche perché i tempi televisivi sono questi. Comunque, grazie mille per essere stato grazie con noi e sicuramente torneremo a parlare di CESVOT prestissimo. Grazie e buon lavoro. Grazie mille. Adesso concludiamo in bellezza con i consigli sul mondo delle app del nostro Davide Rogai. Ciao Carlotta, grazie della linea e un saluto dallo studio virtuale del Murata Idea Park. Ora virtuale non tanto, perché sono a intervistare i nostri ospiti direttamente dalla sede, dalla sala Pasquini del Murata Idea Park, e sono in compagnia invece online con Carlo Moretti, cofondatore di Overdroid. Ciao Carlo. Ciao, buonasera a tutti. Senti Carlo, ci dici che cosa fa Overdroid? Sì, guarda, Overdroid è una metaverse company che sviluppa videogiochi blockchain di nuova generazione. Per farlo... Aspetta, ti interrompo subito perché abbiamo già usato un sacco di termini. Una metaverse company, già spiegalo meglio. Sì, beh, diciamo che noi siamo una startup innovativa che si propone di contribuire alla costruzione del cosiddetto metaverso, questo spazio digitale interoperativo insomma è sempre più alla ribalta negli ultimi mesi, da quando Facebook ha annunciato il proprio movimento nei confronti della costruzione del metaverso, ecco. Perfetto, e quindi vai avanti, quindi qual è la particolarità dei vostri giochi, a parte essere dentro il metaverso, qual è? Esatto, cioè noi utilizziamo per costruire le nostre esperienze videoludiche Unreal Engine, che è il più avanzato motore grafico in esistenza. Lo stesso usato per costruire per esempio Fortnite o l'ultimo titolo di Star Wars The Mandalorian, al quale combiniamo gli incentivi economici permessi dalla tecnologia blockchain. Quindi un mix tra il gioco e qualcosa in realtà poi dà dei digital goods, cioè dei beni digitali, giusto? Esatto, esatto. La nostra idea è di ricompensare la capacità del giocatore, nel caso del nostro primo titolo Exarchia, a farsi la guerra e utilizzare la strategia con NFT, token non fungibili o anche criptomoneta in futuro. Spieghiamo bene cosa sono gli NFT. Sì, l'NFT è sicuramente un nuovo strumento nel mondo digitale che ha preso piede durante il periodo della pandemia. Sostanzialmente un token non fungibile permette di rappresentare la scarsità nel mondo digitale. Quindi, come quando io vado allo stadio a guardare una partita di calcio, il mio biglietto è non fungibile rispetto al tuo, Davide, in quanto io posso entrare solo col mio biglietto di Carlo, allo stesso modo ogni token non fungibile è diverso dall'altro.
e quindi capiamo che nel metaverso, dove si fruiranno servizi digitali, sarà importante anche avere una identità rappresentata da questi NFT e per esempio i ticket digitali potranno essere un esempio di token non fungibile. Ecco. Per spiegarlo un po' ai telespettatori, ma è possibile che gli NFT si diventeranno quasi oggetti digitali da collezione, se ho sentito bene, insomma, sui rumors anche che circolano, giusto? Esatto, un'altra applicazione dei token non fungibili è quella della creazione di opere di arte digitale uno ad uno, cioè un'opera unica certificata su blockchain da questo token che appunto poi potrà essere sempre copiata con il mouse e scaricata e trasportata, ma il fatto che l'informazione di quel singolo, di quella immagine sia sulla blockchain ne certifica l'esistenza in quanto una, ecco, sostanzialmente. Come la Mona Lisa, io posso ricopiare la Mona Lisa e ridisegnarla uguale identica, ma di Mona Lisa ce n'è una, ecco. Quindi si definisce un po' il concetto di oggetto originale all'interno del mondo digitale, che invece è copiabile all'infinito. Ma torniamo a Overdroid e ai vostri giochi. Come vi è venuta in mente questa idea? Quando è nata nella, insomma, la vostra storia imprenditoriale? Sì, guarda, io devo dire che qualche anno fa, nel 2017, sono entrato in questo mondo della blockchain e delle criptomonete durante i miei studi all'università e diciamo non mi sono più guardato indietro. Ho sperimentato tanto con diversi progetti e soprattutto nel 2018 con i videogiochi e da lì è nata in me la forte volontà, viste le condizioni dell'industria a quei tempi, di creare un'esperienza che fosse prima di tutto divertente, non guidata da aspetti speculativi e che quindi potesse parlare ad un gamer, in quanto i progetti, specialmente nella fase 2017, 18 e 19, erano prevalentemente legati al collezionismo e alla speculazione finanziaria. E quindi nasce Exarchy, appunto un gioco ispirato agli scacchi, dove la componente strategica e la capacità del giocatore di utilizzare la tattica è fondamentale, che appunto si propone di essere un gioco giocabile anche dal giocatore tradizionale. Senti, due passaggi velocissimo però per i prossimi passi. Cosa ci avete in mente? Cosa vuole in petto? Sì, adesso Exarchia è in una fase di cosiddetta alfa, cioè la prima versione giocabile, la versione diciamo nuda e cruda, che è disponibile solo per gli early adopter, cioè le prime persone che ci hanno conosciuto. Adesso in primavera uscirà la beta con la prima versione di cosiddetto play and earn, la prima versione dove noi permetteremo di guadagnare la nostra prima criptomoneta, che uscirà appunto nei prossimi mesi, nella tarda primavera. Quindi questi sono i prossimi passi per il 2022 e sarà un anno importantissimo per noi. Bene, io faccio un bocca al lupo a te Carlo, a tutta Overdroid, che mi immagino ci avrà un bel team, diciamo, di appassionati e di addetti ai lavori, e rendo la linea allo studio. A voi studio. Ciao, grazie. Benissimo, grazie Davide, ma a questo punto sono pronta a trasferirmi dove? In cucina ovviamente, dal nostro Luca, pronto a parlarci di questa nuova tartare appena nata. Davvero? Non vedo l'ora e ho già l'acquolina in bocca. È nata per San Valentino. Ah sì? Davvero? Bene, adesso ci racconterai tutto, restate sintonizzati, restate con noi perché ovviamente Tada torna subito in cucina.